Per New Reporter oggi ci troviamo a Messina nella centralissima piazza Cairoli per visitare il famoso presepe meccanizzato del maestro Sebastiano Madafferi. Come ti è venuta questa idea e quanto sei stato a preparare questa opera magnifica? Questa idea è stata di più una passione che è cominciata da bambino a 10 anni. E quindi ora ne ho 37, già sono passati un 27 anni da quanto che l'ho costruito, quindi è una passione che nasce ogni volta che in anno va avanti. Qui abbiamo realizzato, ho realizzato un deserto con una carta della montagna messa al contrario e ho messo anche del tipo di sabbia, sembra una sabbia ma non è sabbia, è una segatura del legno fine, e con dei cammelli ho realizzato pure dei cammelli in movimento, tagliando il collo e messo un gancio con un cerotto in modo che non si vede il gancio del cammello e il movimento. E poi andando più avanti abbiamo il castello di Erode, dove questo l'ho costruito, è l'ultimo pezzo che ho costruito recentemente, con i romani nelle torrette ed Erode che ordina di trovare Gesù bambino, e tutto pure in movimento lui. E poi si entra in paese, dove qua vediamo tipo un parco giochi per bambini, uno che gioca a palla, un'altalena, una giostrina, e andando avanti si vedono pure dei giocatori di carte che giocano a carte. Sempre più accanto vediamo anche uno stagnetto con delle tartarughe vere, non so se li vedete, sono nella pietra. Vedete qua, ce n'è una qua in primo piano e si muove. E molti pezzi li ho realizzati io, con anche pure i meccanismi, con i motorini che compro, i pastori, e creo il meccanismo. E molte cose pure ci sono materiali di riciclo, tipo carta, plastica, legno. Dopo lo stagnetto delle tartarughe andiamo tipo nei mercatini, c'è qua la pescheria, la macelleria, il pescivendolo che vende i pesci, poi abbiamo come novità abbiamo l'avvocato, dove c'è scritto si paga, la parcella si paga in anticipo, o il commercialista dove c'è scritto da pagare le tasse, una cosa bellissima, è la scuola, poi abbiamo i mestieri come pollaio, veterinario, barbiere, poi abbiamo la falegnameria dove ci sono tutti i falegnami che piallano il legno. Questo è quello che decora i piatti. E poi abbiamo la sarta del paese, e il caldarosse, poi non poteva mancare anche il dottore e il dentista, ovviamente ci devono essere un presepe, sennò come facciamo a curarli? Poi abbiamo la zona pescatori, dove ci sono i pesci veri. In questa vaschetta un acquario fatto con un filtro che ricicla l'acqua. E poi i pescatori, quello con la rete e quello con la canna. Questa passione ti è nata da bambino, ma c'è stato qualcuno che ti ha ispirato o è stata una passione che ti è venuta magari vivendo le tradizioni anche messinesi? No, è una cosa mia che mi è venuta giocando, ho cominciato a giocare con mio nonno i pastorelli e mi è presa questa cosa poi di costruire, sistemare a poco e piano piano mi sono messo a specializzarmi perché mi piaceva molto costruire case, stradine e tanto altro, ecco. Entriamo più nel paese dove abbiamo il fabbro, il fornaio dietro, quello che fa le pentole, la rodino, un baretto dove prendersi un caffè per i pastori, con le cassette e la Coca-Cola. Poi abbiamo il giornalaio dove vendono i giornali, una libreria con la stampa di Berlusconi, che non so se si vede, con la stampa di Berlusconi. Come se Berlusconi esistesse ai tempi di Gesù Cristo, ecco. E poi arriviamo al vulcano, dove qua ho messo una vaschetta piena d'acqua con un nebulizzatore dentro, e immergendo questo nebulizzatore l'acqua evapora sempre in modo da rendere l'eruzione del vulcano, non si ferma mai come voi vedete.
essendo che esce acqua, l'acqua evapora e ovviamente finisce, quindi ogni tanto bisogna che guardo e la devo ricaricare con l'acqua. Andando adesso più avanti abbiamo tutta la zona dei vasai, dove lavorano tutti le ceramiche col vaso. Poi c'è accanto una fattoria, dove ci sono gli asinelli in movimento, il bue in movimento, la donna che dà il concime alle galline, quelli che fanno il grano. Poi ci sono quelli delle botti, che chiudono le botti. Poi entriamo, c'è pure quello là che fa il formaggio, i fornai che fanno il pane. Sono molti mestieri, ecco, quelli che tossono tutti in quella traversa, tutte che tossono le pecore. E dulcis in fondo si arriva al pezzo più importante, che è la grotta di Gesù Bambino, dove vedete che abbiamo Giuseppe che si muove, Maria che si muove e il bambinello che pure ho meccanizzato con un motorino dietro, con l'angioletto sopra. Accanto poi abbiamo i Re Magi, ognuno sempre con un suo motorino, messo un motorino ognuno per sé, che si muovono pure loro. E poi ho fatto una specie di campagna dove richiamo un po' la Sicilia con arance, limoni, fico d'India, come si raccoglievano una volta. Per realizzarlo quanto tempo è stato? Per realizzarlo sono stato 27 anni già e ancora è in continua evoluzione. E non ti nascondo che ora che sono arrivato a 25 metri vorrei arrivare sui 30 metri di presepe, se ci riesco. E per montarlo qua quest'anno sono stato a montarlo qua dentro da solo in 8 giorni e 8 notti. Come Dio, quando creò il mondo in 7 giorni, io ho creato il presepe in 8 giorni.